Mi confermate che si sente? Grazie. Dove ha chiesto a qualcuno se veniva? Io l'ho girato dappertutto, l'ho girato tutti i contatti. Vuoi anche dietro? Di altre persone, ovviamente vogliamo ricordare che oggi siamo qua l'ennesima volta per i beagle e gli animali che sono rinchiusi nell'azienda farmaceutica Aptuit di Verona. Siamo qua per sensibilizzare anche la popolazione
del capoluogo veronese affinché sia a conoscenza dell'orrore che si sta perpetrando a pochi chilometri da qui, a via Alessandro Fleming, qui nella città di Verona, dove ci sono degli animali, in particolare 20 cuccioli di beagle che stanno per essere vivisezionati. Gli esperimenti non sappiamo se sono cominciati, ma comunque sono già in preparazione. C'è una cosa che molti non sanno: durante questi pseudo esperimenti scientifici c'è una fase che si chiama adattamento alla contenzione. Ecco, l'adattamento alla contenzione dovrebbe già far capire alle persone di che tipo di esperimenti vengono praticati su queste anime innocenti, che sono, ricordiamo, esseri senzienti ma non consenzienti. Questo vogliamo che le persone provino a capire: sono esseri senzienti ma non consenzienti. Noi siamo qua perché oggi abbiamo la voglia di essere qui, loro sono lì dentro, ma nessuno gli ha chiesto il permesso. Fino a che ci saranno questo tipo di ignobili discriminazioni, questo mondo avrà sicuramente un futuro molto molto cupo. È dal rispetto di chi è più debole, di chi è in una condizione di debolezza, che trae origine la vera evoluzione. È in questo rispetto che si traduce la nostra intelligenza più potente, ma non superiore. Più potente, ma non superiore. Gli animali sono esseri completi, finiti. Vivono ogni attimo come se fosse l'ultimo, a differenza della nostra specie, che ormai sembra avere solo un obiettivo, il dio denaro. Ogni orrore in nome suo è vangelo disumano, recita una canzone di una grande attivista che anzi aspettiamo e che deve ancora arrivare. Ogni orrore in nome suo è vangelo disumano. È questo quello che noi vogliamo che la popolazione di Verona sappia: l'orrore che si sta perpetrando a via Alessandro Fleming, 20 cuccioli di beagle. Tutti amiamo i cani e i gatti e a Verona nel 2022 ancora si pratica una pratica barbara, medievale, euristica e mai validata. Mai validata. Scientificamente non ha nessuna valenza. Oggi quindi ringraziamo tutti i partecipanti, che ora ringraziamo innanzitutto gli organizzatori, l'amico Enrico Rizzi, ringraziamo 100% animalisti, animalisti italiani, fronte animalista. Credo di non aver dimenticato nessuno, Enrico. Meta, ecco, ringraziamo. Lempa, benissimo, Lempa, molto bene, molto bene, molto bene. Ah, scusami, perdonami, la mia amica Carolina, giustamente, la Task Force Animalista Milano. Task Force Animalista Milano, Milano. Grazie a tutti questi amici che sono qui oggi per dare voce a chi non può nemmeno piangere, a chi non può nemmeno piangere. Quindi grazie a tutti, ma dobbiamo essere di più, ora aspettiamo altre persone, perché per salvare questi beagle abbiamo una sola possibilità: creare pressione mediatica. Ricordatevi Green Hill, io insieme a tanti altri sono uno di quelli che il 28 aprile 2012 è entrato dentro Green Hill e ha sfondato quelle recinzioni di morte, ed è stato uno dei più bei giorni della mia vita. E non me lo scorderò mai più. E giustamente noi vogliamo che qui a via Fleming si configuri lo stesso tipo di situazione, ovvero la libertà per quegli animali a cui è stato negato ogni tipo di diritto. Grazie a tutti per essere qui, poi proseguiremo dopo. Enrico, non so se vuole dire qualcosa. Ok. Grazie a tutti, aspettiamo ora gli altri. Grazie a tutti.
Ciao. Ciao, ciao Manny. Ciao. Ciao. Beh, il centro sì. Noi eravamo un po' di comunque 8, però un sacco di gente si fermava. Sì, sì, sì. Sono andato molto bene. Speriamo che arrivi a casa. Fatto venire da fuori queste donne. Abbiamo recuperato il gatto, la cattiva sono finalmente il motore. Gli uomini stavano così a guardare. Ma guardate metà qua. Queste donne hanno messo fatto un casino. Ma che sta succedendo? Adesso vive con noi, si chiama Cristo. L'ho portata a casa, le altre ce ne ho due. Sì,
cagare. E a chi? Sempre che mi ha detto vai a cagare. Vedi, sei anche un migliacco, perché a me non ti si faccia le cose. Stai facendo vai a cagare, ma vai a fa un culo, no a cagare. Perché cosa c'hai? Vieni qui a dirmi la faccia, no? Che fai? Sussurri? Sussurri? Sei anche bugiato. Certo, stronzo. Ah, sta buono, amori. Amori, sta buono, no? Amorizio, ma rotto. No, vabbè, scusa, mi deve spiegare che cosa vuole. Perché te sa bene che sto di roba, sto qua. Cosa c'è in contrario? Voi non ci sono cura. Stavo parlando molto bene con loro, perché devi intromettere? Avremmo dovuto commentarti. Senti, non è aggiornata. Hai detto vai a cagare. L'hai detto. Ma non ce l'hanno con te, amori, vieni qua, scusa. Non ti va di capire, non capire, Claudio. Ma no, ti dico che è così. Claudio, fidati. Guarda che mica sono sordo. Ci vedo poco, ma ancora ci sento. Ti metti all'idea con sta gente, voglio dire, appunto, non c'è senso. C'è uno soggetto in sì, ma se ogni volta che uno dice qualcosa, metti all'idea, ma no. Diciamo così. Cioè, appunto. Quello gli dico a Maurizio, dico così. Infatti quelli del fronte, stavo dicendo, infatti fronte animalista dove sta? Scusa, è vero, infatti bravo. Continua a mandare gli inviti, già Felicetti, ma niente. Continua a non risponde, legge ma non risponde. Sì, legge ma non risponde. Oggi qui siamo qui per il bimbo. Lo so, ma sentite la tocca, era la mia. Era che la mia tocca. Era, ma... Paolo, ma fronte... Lasciate stare i bigoli. Lasciateli stare, maledetti! Dico. Senti il bavo che è nostro. Non è che sono un vicino alla strada? No, perché c'è un blocco a peschiera.
Quindi è uscito, la tenuto pronto a posto, e la prossima faceva la cena a lei, ma li ha aperti tutti, dopo la famiglia, forse anche questa che le pesa tanto. E questa come si chiama? Lilli. Gli amici lì. Viene a manifestare Lilli. Certo che viene a manifestare. È qua apposta. Sì,
Ciao, bene, bene. Bravo, bravo. Basta. Cerco a volte, sai cosa, di calmarmi, no, perché poi la foca, capito, mi incazzo come un bestia. È piena sta piazza. Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi che siete oggi qui. Allora, io prima di iniziare il corteo, anche perché stiamo aspettando ancora un gruppo di ragazzi che sono purtroppo bloccati in autostrada e quindi ovviamente, visto che arrivano da lontano, per correttezza dobbiamo aspettarli. Ecco, vedo che qui si sta aggiungendo qualcun altro. Allora, chi mi conosce lo sa, io purtroppo, sarà un mio difetto, ma non posso farci nulla, sono fatto così, mi piace dire le cose per come stanno e soprattutto mi piace dire la verità. Allora, io ne stavo discutendo adesso con Riccardo, con Paolo, con gli altri amici animalisti delle altre associazioni, e lo devo dire a voi che siete qui presenti e soprattutto a chi ci sta seguendo da casa. Io sono profondamente incazzato perché oggi noi siamo tutti qui per chiedere la liberazione dei beagle, che sono, come sapete tutti, arrivati dalla Francia, animali che sono probabilmente già sottoposti a terribili esperimenti. Se questi esperimenti non sono iniziati, molto probabilmente inizieranno a breve. È una cosa vergognosa che dovrebbe indignare tutti. È la più grande associazione animalista che abbiamo in Italia, che è la LAF, la Lega Antivivisezione, che esiste, scusate, che esiste da 40 anni, che prende milioni di euro. Se andate a vedere l'ultimo bilancio del 5 per 1000, la LAV ha intascato più di 2 milioni e mezzo di euro. LAV, Lega Antivivisezione, dove cazzo siete? Dove siete? È vergognoso! Ho fatto degli appelli! Lo sappiamo che tra associazioni purtroppo c'è chi la pensa in un modo, chi in un altro, ma chi mi segue ha visto, io fino a qualche giorno fa ho fatto un appello al presidente Gianluca Felicetti e ho detto: mettete da parte, mettiamoci tutti insieme, ci sono gli animali da salvare. Dove cazzo siete? È vergognoso! Un'associazione che ha centinaia e migliaia di persone che voglio da una parte giustificare, che magari non sanno che oggi c'era questa manifestazione.
l'abbiamo diffusa in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo mandato la mail, non si sono degnati neanche di pubblicare un post nella loro pagina. Questo non è il modo per salvare gli animali. Non è possibile. Allora scusate se io ve lo dico, aprite gli occhi, non intascate soldi, non mandate soldi a questa associazione. Basta. Perché io mi metto le panni di tutti e facciamo i sacrifici. C'è gente che arriva da Roma, Riccardo, adesso ecco, Riccardo alle 4 di questa mattina si è messo in macchina insieme agli altri ragazzi. Io mi sono partito alle 4 da Trapani con Claudio, siamo arrivati a Palermo, abbiamo preso l'aereo, siamo atterrati a Venezia, gente che arriva da Milano, tutti facciamo sacrifici, eppure siamo qui. Poco fa con Riccardo facevamo una battuta, abbiamo detto oggi c'è il sole, potevamo starcene al mare. No, siamo qua perché è giusto essere qua, ma se vogliamo liberare quegli animali dobbiamo essere uniti. Non è possibile, scusate questo sfogo, ma mi incazzo, non ce l'ho con voi, a voi tanto di cappello che siete qua, ma non è possibile, la più grande associazione animalista in Italia, Lega Antivivisezione, LAV, Felicetti, te lo dico qui, vergognati, vergognati! Non ci basta vederti in giacca e cravatta nell'ufficio a Roma, ti vogliamo qui con noi, ti avremmo accolto tutti. Felicetti può stare simpatico, antipatico, così come Enrico Rizzi può stare antipatico, antipatico, così come Riccardo, ma se siamo qua, siamo qui per gli animali e dobbiamo stare insieme se crediamo nella causa, altrimenti facciamo altro. Bravo, bravo, bravo. Scusate. No, hai ragione, perfettamente ragione. Allora, di nuovo... Buonasera a tutti, ragazzi, le parole di Enrico, a mio modesto avviso, ci stanno tutte, perché qua, ripeto, l'ho detto prima, c'era meno gente, ora ne sta arrivando ancora di più. L'esempio di Green Hill non deve mai svanire dalla nostra testa. Green Hill è stato un movimento unitario di partecipazione globale. Ed è quella la strada da seguire, l'unione, che le maggiori organizzazioni che dispongono anche poi di mezzi economici superiori rispetto a tutti gli attivisti, le singole sigle e a tutte le altre associazioni avrebbero quantomeno il dovere di divulgare a livello mediatico l'associazione, come ha detto giustamente Enrico, se non potete partecipare almeno date una mano a livello mediatico. Noi sappiamo che le grandi organizzazioni animaliste hanno grandi possibilità di contatti mediatici e quindi è questo che chiediamo, perché quelle creature sono rinchiuse in questo bel sole, loro non lo vedono, loro non lo vedono nel 2022, è qualcosa di aberrante quello che accade intorno a noi. La normalizzazione della violenza su chi è più debole è la radice di tutto il male del mondo. Chi sono i più deboli al mondo? Sono quelle creature là, ecco, guardate quella meraviglia che sta lì, che è una cagnolina sicuramente anziana. Eccola, lei è una meraviglia. Lei è una meraviglia perché vive ogni attimo in completa armonia con tutto quello che la circonda, nonostante il virus uomo. Nonostante il virus uomo, che continua a perpetrare ogni tipo di orrore in ossequio al dio denaro. Come ho accennato prima, la canzone dell'amica Francesca Del Santo, come un virus, dice: ogni orrore in nome suo è vangelo disumano. Mai parole potevano essere più appropriate nel caso di quello che sta accadendo qui a Verona e che accade ogni maledetto giorno ai danni dei nostri fratelli animali, che hanno un'unica colpa,
un'unica colpa, quella di avere delle sembianze diverse dalle nostre. Li trattiamo con superficialità, li trattiamo con superiorità, compiamo un errore macroscopico, l'errore più grande che esista al mondo, trattare qualcuno con superiorità solo perché ha una forma diversa. Hanno occhi, hanno cuore, hanno cervello, hanno anima, terrestri e marini. Non ci dimentichiamo degli animali marini, fratelli acquatici. Non ce lo dimentichiamo. Quello che accade a ognuno di questi fratelli ci ritorna indietro con gli interessi. Allora, ora volevo... Paolo Mocavero dei 100% mi ha detto che adesso, qualche minuto e il corteo partirà, perché stiamo aspettando dei ragazzi appunto che sono ancora imbottigliati nel traffico autostradale. Però ripeto, con questi numeri gli animali non li salviamo, con questi numeri non si salvano gli animali, ragazzi, che è inutile che ci vogliamo raccontare le barzellette, con questi numeri non si salvano, perché quando si andasse in onda un servizio di qualche testata giornalistica qua locale, si mettono a ridere se vedono questi numeri. Si mettono a ridere. È assurdo che nel 2022 esista ancora la falsa scienza chiamata vivisezione, che si ostina a spegnere la luce della vita, e ricordiamo a tutti che spegnere la luce della vita non sarà mai scienza, sarà solo arroganza, sarà solo sopruso, sarà solo sopraffazione. La luce della vita non si tocca, non si tocca, è sacra, a prescindere dalla specie di appartenenza. A prescindere dalla specie di appartenenza. Noi viviamo in un inferno che abbiamo creato noi stessi. Alcuni credono che esista il diavolo. Il diavolo siamo noi, signori. Siamo noi. Per noi, nei confronti degli animali, noi siamo il diavolo. Noi siamo il diavolo perché li facciamo vivere in un inferno sul quale noi galleggiamo ogni maledetto giorno. E tutti coloro che non si rendono conto che ogni nostra azione quotidiana ha un impatto su chi è più debole alimenta questo inferno. Ecco perché il modo in cui trattiamo gli animali ci disonora. Ed ecco, è per questo motivo che la lotta per gli animali è anche la lotta per l'uomo. Ed è per questo che dobbiamo andare avanti nonostante tutte queste difficoltà che stiamo incontrando. È veramente vergognoso, mi tremano le parole, perché penso a quelle creature rinchiuse, a tutte le creature che sono recluse, ingiustamente. Noi poi ci lamentiamo quando adesso ci limitano la libertà, ma questo collegamento dovrebbe farlo ogni persona dotata di un minimo di raziocinio. Quella che noi oggi subiamo sulla nostra pelle, la limitazione delle nostre libertà, è esattamente quella che noi sistematicamente produciamo ai danni degli animali, nostri fratelli più deboli. Questo dovrebbe essere un collegamento elementare che dovremmo fare tutti, ed è per questo che dobbiamo partecipare a iniziative importanti come questa, che significherebbero un passo avanti verso la vera civiltà, verso la vera scienza. Liberare quei 20 beagle può sembrare nulla alla maggioranza delle persone. In realtà liberare quei 20 beagle, prima di tutto, significa la libertà per 20 creature che amano la vita esattamente come noi. Esattamente come noi, ma poi significherebbe un grande passo avanti verso finalmente una scienza etica. Dobbiamo passare da una visione egocentrica a una visione ecocentrica, biocentrica. La vita deve essere messa al centro di tutto, non il lurido denaro al centro di tutto. È vergognoso. Siamo nel 2022, abbiamo un codice civile che è fermo al 1942, dove gli animali sono classificati res nullius. E la nostra amica Carolina Sala di Task Force si sta battendo da anni affinché questo codice venga modificato, perché questo è un codice incivile, altro che civile, è un codice incivile, hanno paura a modificarlo, perché una volta che si modificasse questo codice, tutti gli aguzzini di animali non potrebbero più fare le zozzerie che fanno ai danni degli animali. Ecco perché hanno paura. Aggiungi che attualmente è anticostituzionale. È anche anticostituzionale, ovviamente va contro la Costituzione, va contro il Trattato di Lisbona, va contro tutto, è ovvio, giustamente Carolina
mi ricorda che è anche anticostituzionale, ma sì, sì. Nel 2022 ormai la Costituzione mi sembra che è diventata carta straccia, dico bene Enrico? Carta straccia la Costituzione italiana, è carta straccia! Carta straccia! Hanno negato il diritto al lavoro a delle persone in Italia nel 2022. È chiaro che poi gli animali subiscono quello che subiscono, perché non c'è rispetto per niente e per nessuno, conta solo la narrazione egemonica, turbocapitalistica, che fagocita tutto e se ne fotte di tutti, se ne fottono della nostra salute, figuriamoci di quella degli animali. Ma dove vogliamo andare con questi presupposti? Qual è la civiltà? Qual è l'Homo sapiens? Qual è l'Homo sapiens? C'è un professore che si chiama Vittorino Andreoli che ha scritto un libro, e lui non è un animalista, è uno psichiatra di fama internazionale. Il libro si intitola Homo Stupidus Stupidus. In questo libro il concetto fondamentale è uno solo: la caratteristica, il minimo comune denominatore della razza pseudo sapiens è uno solo: la distruttività. La distruttività, dove passiamo noi? Distruggiamo. E quello che stiamo facendo adesso a Verona, via Fleming, è distruggere la vita di 20 cuccioli di piccoli. Grazie a tutti comunque per essere qui. Scusate per prima, non volevo, ho accettato la provocazione. Voglio ricordare a tutti che l'antitesi al male è solo il bene. Fare il male anche ad esseri che sono considerati inferiori a noi è il peccato più grave che si possa commettere. Il peccato più grave. Nessuna autorità religiosa, scientifica, tantomeno politica può autorizzare il male contro un essere innocente. Nessuna, neanche Dio potrebbe farlo. Ci dobbiamo ricordare di questo, non ci sarà mai un progresso. Non vogliamo le pandemie, le malattie, le catastrofi. C'è solo una strada, solo una: il rispetto della natura. Solo questa potrà minimizzare le malattie, le catastrofi. Solo questa. Non ci sono altre strade. Qualsiasi altra strada è un fallimento, come il vaccino. Qui sto prendendo un discorso molto delicato. Sono un no-vax e mi faccio di esserlo per motivi etici. Perché non è possibile che per le nostre colpe paghino esseri innocenti. Ci dobbiamo tutti ribellare, non è possibile, dobbiamo rivendicare il nostro orgoglio di veri esseri umani. E i migliori investimenti sono quelli sulla natura, su madre natura. Non dobbiamo più cercare di forzarla, addirittura di modificarla, perché gli facciamo del male e lo facciamo anche a noi, perché noi siamo la natura. E qualsiasi cosa facciamo contro la natura si ritorce contro di noi, è matematico. Quindi dobbiamo avere il coraggio di assumerci le nostre responsabilità di quello che combiniamo. Le pandemie è colpa dell'uomo, del suo egoismo, della sua avidità. Solo in questo modo cambieremo questo orrore di mondo, perché è un orrore. È uscito un paio d'anni fa, andrà tutto bene. E io sono uscito con un manifestino. Andrà tutto bene quando finiremo di massacrare gli animali e li considereremo nostri fratelli. Nostri fratelli, sì, è così. Una volta un bambino mi ha detto: signore, ma allora le zanzare non le dobbiamo ammazzare? Certo, se ti molesta fallo. Ma stai attento, se non ti molesta uccidi anche una pulce, è peccato gravissimo. Secondo,
come dicevo prima, rispettare la natura così com'è, perché non è lei che è sbagliata, siamo noi che siamo sbagliati. Siamo noi che siamo sbagliati. Verso imparare a vivere del necessario. Del necessario. E quarto, che penso che sia, dovrebbe essere il comandamento del millennio, la ricerca del bene di tutti gli esseri, di tutti, puoi scottarne qualcuno, o uno soltanto, non ci sarà mai progresso, a questo serve la scienza, a cercare di camminare tutti insieme, perché questo significa vivere, e questo significa amare veramente, non ci sono altri modi, cercando il bene di tutti, allora avremo un vaccino che nessuno ci potrà levare, ce lo porteremo fino alla fine dei nostri giorni, fino ai nostri secondi, perché avremo la coscienza pulita, che è la cosa che conta di più, tutto il resto è secondario, la coscienza pulita. Grazie. Io dico solo una cosa a proposito di quello discorso che ha fatto prima Riccardo, che parlava del codice civile, no? Per il quale ci stiamo battendo per anni. Quindi codice civile fermo al 1942, ma attenzione, ci hanno detto fino a 2 mesi fa che il codice civile, se l'avessimo fatto riformare, era incostituzionale, cioè anticostituzionale, perché nella Costituzione l'ambiente e gli animali manco venivano calcolati. Finalmente tutti insieme, a furia di manifestare, a furia di far sentire la nostra voce, PDL, petizioni, eccetera, siamo riusciti a far inserire nell'articolo 9 della Costituzione gli animali e l'ambiente, sempre in maniera un po' subdola, no? Quindi per non creare problemi alle prossime generazioni, quindi sempre tutto sommato mettendo l'essere umano al centro, quindi mai, come diceva lui, non in modo sempre ecocentrico ma antropocentrico, però comunque è un passo avanti. Allora finalmente possiamo dire che il nostro codice civile non è più anticostituzionale, cioè non è più contro la Costituzione, no? Cioè cambiare il codice civile non è più un problema, anzi è un problema non cambiarlo. Quindi noi vi invitiamo, tra 2 mesi, dobbiamo ancora scegliere la data, a una manifestazione che deve riempire le strade d'Italia questa volta, le strade d'Italia, per fare sì che anche l'Italia, come tutti gli altri paesi europei, riconoscano gli animali esseri senzienti. Perché proprio adesso che si parla tanto di Europa, in realtà ancora una volta noi in Europa non ci siamo, perché quando tu hai un codice che dice che gli animali sono oggetti, c'è qualcosa che non va alla base, quindi noi dobbiamo far rispettare la legalità e la legge. Finalmente abbiamo una Costituzione che dice che gli animali, l'ambiente vanno rispettati ed è il momento di riformare il codice civile e di riconoscere gli animali esseri senzienti e viventi quali sono. Quando avremo la manifestazione ve lo faremo sapere e vi prego, questa volta riempiamo le piazze, perché come diceva prima Rizzi, purtroppo le piazze non le riempiamo mai perché molte associazioni pensano al loro cacchio di orticello e quello non va bene, perché dobbiamo pensare agli animali, non ai nostri orticelli da difendere associazionistici. Con questo vi invito veramente ad essere tutti presenti. Grazie. Scusate, dobbiamo cominciare con il corteo. Se potete tutti spostarvi per arrivare dietro dalla camionetta della polizia. Se si potesse fare, scusa Paolo, fila 5 tutti insieme, dietro i nostri cartelloni, un bel gruppo, e la, c'è state, veloci veloci. Allora, ragazzi, intanto vi diamo dei cartelloni aperti, facciamo vedere noi c'è stato. Ringraziamo anche i ragazzi di Anonymous che si sono uniti, ragazzi. Ringraziamo i ragazzi di Anonymous for the Voiceless. Eccoli qua.
che ringraziamo veramente. Io ho parlato anche con i responsabili di Roma e stiamo organizzando poi altre iniziative insieme a loro. Allora, adesso poi per quanto riguarda il corteo, ragazzi, facciamo fin da 5 persone, ci distanziamo in modo che tutti i cittadini siano vicini. Facciamo fin da 5 persone, ci distanziamo e poi così prendiamo parte al corteo e andiamo a cercare di catturare le persone di Verona che speriamo si uniscano al nostro corteo. Sì, stavano facendo la foto, Enrico. Fagli fare la foto. Ragazzi, venite qua, tutti insieme, facciamo vedere quanti. Mi dispiace, dai. No, dai, stavano facendo la foto. Stavo aspettando. Va bene, dai, la foto fai. Ciao. E lo diffondiamo tutti su Telegram e su Facebook. Dobbiamo far vedere che noi non ci arrendiamo. Allora, ragazzi, come abbiamo detto, poi dopo mi raccomando, ci mettiamo in file più o meno da 5, cerchiamo di distanziarci in modo che così gli striscioni siano visibili. Questo è l'importante. Nonostante le difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo lo stesso, ognuno di noi oggi sulla voce a ognuna di quelle creature che sono giustamente raggiunte dentro quel lager del 2022, perché nel 2022 purtroppo viviamo in un mondo in cui esistono ancora i lager. Quindi possiamo cominciare, Enrico. Bravi, bravi tutti, assolutamente. Onore. Da 5, ok. Vai. Ci mettiamo davanti, mettiamoci qua. Da dove cominciamo? Da qua? Da qua, andiamo da qua. Dove sta, ragazzi? Andiamo. Per favore avanzate reclusi negli stabulari dell'azienda Aptuit di Verona in via Fleming. È una vergogna che nel 2022 si debba ancora assistere e ricorrere a questo tipo di falsa scienza. Quei 20 cuccioli di Beagle non vedranno mai per ora la luce del sole, non vedranno mai un filo d'erba perché sono rinchiusi in attesa di essere torturati. Sottolineiamo che in questi esperimenti si tratta di pratiche che riguardano immunologia e tossicologia, esperimenti altamente invasivi. Provate a immedesimarvi in quello che stanno vivendo adesso questi 20 cuccioli. Forse ognuno di noi potrà sicuramente cercare di fare qualcosa e non di rimanere semplicemente seduto. Quindi invitiamo tutti a muoversi, a fare qualcosa, a portare attenzione. Oddio, c'è quello. Adesso io organizzo, rimasto rotti con gli occhi. No, arriviamo là prima. Sì, cioè, dai. Sì. Voi davanti. Thank you.
Quello quando mi viene molto male. Fermo, fermo. Sì. Quello lì della coriandolata, l'ho visto. La coriandolata? Infatti bisogna ricordare. Allora ragazzi, manteniamo un po' la distanza in modo che così, ecco, cerchiamo di non di compattarci troppo, ecco, ma di mantenere una certa distanza in modo da rendere visibili gli striscioni. Non, mi raccomando, non facciamo l'andatura a corsa politica, mi raccomando. Vai, vai, cammina! Allora, forza! Allora, pronti? Robby, facciamo qualche coro, vai! Fuori, vai. Fuori, fuori, Beagle! Fuori, 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 Beagle! Fuori, 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 Beagle! Fuori, 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 Beagle! Fuori! Fuori, 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 libertà, animali in libertà, animali in libertà, fuori, 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 piano, Enrico, abbiamo capito. Tutti amiamo i cani, i gatti,
non sono rinchiusi in attesa di tortura a via Alessandro Fleming nella multinazionale Aptuit. Riccardo! Siamo qui per chiedere al Comune di Verona, che ci ha già dato il suo assenso, e alla Aptuit di liberare queste creature innocenti che stanno per essere sottoposte a tortura e arrabbi. Una azienda
Non moriranno prima ovviamente. No, perché sembra che dentro quella porta sia la vita sana, c'è la loro, ma si è fatto il giro, c'è 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 il giro, c
Aspettiamo un attimo, aspettiamo. Purtroppo è sì. No, che c'è troppo distacco fra noi qua e loro là. Questo è fatto ancora per loro, che ci sentono. Qualcuno si è affacciato. Vediamo qualcuno si affaccia, ma chi sono queste persone? Beh sì, ma tanti sono affacciati. Sì, 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 affacciati. Roberto, più giù c'è più gente qui, ragazzi. No, animali liberi! 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 Liberazione!
violenza, non accettano il confronto nel 2022, sono loro gli interessi privati. Invitiamo tutti i cittadini di Verona ad unirsi a questa protesta di civiltà, chiedere la libertà per delle anime innocenti, tutti amati i cani e i gatti. E allora che cosa fate ancora nelle case? Scendete in piazza e lottate per la libertà di chi non può nemmeno piangere. Vi ricordiamo che questi cani sono rinchiusi nei laboratori dell'Upwit, Evotec, ex Claxo, che qui a Verona è molto più famosa questo nome. Adesso si chiama Upwit, Evotec. Allevati in Italia, ha dimenticato però di dirvi, e
questa maledetta Uptweet ne è la prova, che sì, adesso in Italia è vietato allevare i beagle, ma le aziende così come Uptweet vanno in Francia, comprano i cani lì e li portano qui in Italia, e quindi agli animali non è cambiato niente. Questo la bambina non lo dice. Vergogna! 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 Se parlano loro, aspetta.
guarda, dato che entriamo lì. Allora, popolo avanti! Per i cittadini di Verona! Che ci stanno ascoltando! Siamo cittadini e animalisti provenienti da tutta Italia! Siamo qui e vogliamo parlare alla cittadinanza! Sì, arriviamo tutti lì, ok? Così che ci fermiamo un attimo. Perché sappiamo perfettamente quanto la città di Verona sia sensibile! No, però che cazzo, mi parlano dietro! Rico, facciamo così, adesso arriviamo qua. Io ho capito, ma tutti qualcuno... e dopo stanno zitti, dai. Cioè non ha senso, parlo io e parlano giù. No, però tu parla verso il sì, ma non ha senso. Va, facciamo una. Si sente lo stesso. Sì, ho capito, ma è brutto che parlo io e parlo giù. Sandro, io non sono arrivato prima di te. Si fa casino. Ok, ma tanto se noi parliamo alle persone di là che si voglia anche delle E allora? Liberate il croce. Incrocio, liberate il croce. Mettetevi lì avanti che c'è. Caro cittadino di Verona! Mi stavo dicendo! Siamo animalisti provenienti da tutta Italia! Ma non solo animalisti, anche cittadini! E volevamo dirvi che qui a Verona, esattamente in via Fleming, c'è un'azienda, una multinazionale che si chiama Aptuit, che ha comprato più di 20 cuccioli di beagle dalla Francia ed è pronta per fare su di loro dei terribili esperimenti in nome di una falsa scienza. Tutto questo è inaccettabile. Vi chiediamo di intervenire insieme a noi. Vi chiediamo di dare voce agli animali. Vabbè, adesso arriviamo in Piazza Blanca e torniamo lì. Ma non parlo più. Dopo, o ci coordiniamo, sarà un assegno. Sì, ma arriviamo in Piazza Blanca, dai, tanto... Voce! Basta!
Non è possibile nel terzo millennio, nel 2022, pensare di poter torturare degli esseri viventi indifesi. Tutto ciò è inammissibile. Gli animali e li vogliono vedere rispettati.
ma vi è di più, questa gente ancora più infame. E sapete perché? Consentitemi, anche insieme alla vostra classe politica, perché in Italia, nel nostro paese, è vietato allevare questi animali per la sperimentazione, ma non è vietato prenderli all'estero. E allora si fa i furbi, come fa questa azienda criminale qui a Verona che si chiama Aptuit, vanno in Francia, li comprano lì e li portano qua. Ripeto, a poche centinaia di metri ci sono 20 cuccioli di beagle che rischiano di morire tra atroci sofferenze. È inaccettabile, gli animali sono esseri viventi, sono esseri senzienti come noi, non si possono torturare. Qualsiasi motivazione non può essere degna, come ha detto il grande Einstein. In altri tempi non ci può essere nessuna giustificazione, nessuna motivazione per giustificare metodi così indegni. Basta! E allora, cittadini di Verona, unitevi a noi, grazie! Dite anche voi no alla sperimentazione animale nel terzo millennio, nel 2022, è inaccettabile! Mi appello ai giovani, a tutti, per favore unitevi al corteo insieme a noi e dite basta, basta di licenziare allora di agire per la liberazione. Basta, basta di licenziare allora di agire per la liberazione. Basta, basta di dovete pensare a questo, cittadini di Verona, l'obbrobrio, l'orrore che si sta dando a pochi chilometri da qui in via Fleming si traduce in una sofferenza inaudita ai danni di cuccioli di beagle. Ognuno di noi ama i cani, i gatti, i propri animali, ognuno ama gli animali, e allora cerchiamo di concretizzare questo amore a favore di chi non ha nessuno che li difende, non ha nessuno. Gli animali non hanno avvocati, gli animali non hanno sindacati, gli animali non hanno nessuno che tuteli i loro diritti. George Bernard Shaw diceva che è un'atrocità che viene compiuta all'interno di un laboratorio medico e viene spacciata per ricerca medica non è minore perché viene compiuta all'interno di questo laboratorio, resta sempre un'atrocità. Quello che avviene a Verona, a via Fleming, è un'atrocità che nel 2022 offende l'intelligenza della nostra coscienza, offende la nostra intelligenza e la nostra anima. Tutto quello che di brutto stiamo vivendo in questo nuovo oscurantismo dipende dal modo in cui trattiamo gli animali in modo disonorevole. Ecco perché vi invitiamo a lottare con noi, perché la lotta per gli animali è anche la lotta per noi stessi. Bravo! È la lotta per l'uomo, ricordatevelo, ricordatevelo. Siamo qua per diffondere amore e non per diffondere violenza, come fanno quei bastardi dell'Aptuit che stanno esercitando violenza verso chi non può difendersi. Esseri senzienti ma non consenzienti. Dai un coro per l'Aptuit, tutti! Criminali! 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 Criminali!
Brasile. Tu pensare io segreta? Stavo dicendo, cari cittadini veronesi, che ai piccoli e a tutti gli animali rinchiusi da Suit, chi lo ha chiesto il permesso? Chi lo ha chiesto? Loro sono senzienti, ma il consenso. Nessuno glielo ha chiesto perché loro non possono esprimersi. Che cosa pensate di questo tipo di abuso? Se lo facessero su di voi, su ognuno di noi, provate a immedesimarvi in quello che stanno vivendo gli animali in questo momento, negli stabulari, luoghi di detenzione, luoghi di tortura, luoghi di sangue, dove autentici depravati e pervertiti esercitano degli esperimenti senza che loro si possano difendere. È una vergogna! Schifosa! La pelliccia, ragazzi, è da trogloditi, lasciamola stare. La pelliccia significa avere proprio dei ritardi mentali, signori. Cioè, è una roba vergognosa nel 2022, questi cavernicoli che credono di stare nel paleolitico. Andiamo, ragazzi, piano, andiamo verso di qua. Andiamo. Allora noi siamo qua per dire che spegnere la luce della vita non sarà mai scienza. Quello che sta accadendo all'interno dei laboratori di Aptuit è spegnere la luce della vita di quei 20 cuccioli di Beagle, è spegnere la vita di chi amiamo, di chi oggi fa parte integralmente delle nostre famiglie. Ecco, c'è uno striscione là che dice la mia vita vale quanto la tua. La mia vita vale quanto la tua, e questo è quello che devono capire le persone che sono nel 2022 ancora lobotomizzate. Accendete il cervello, accendete il cuore e spegnete le televisioni. Accendete il cervello, accendete il cuore e spegnete le televisioni che vi indirizzano verso una vita miserabile. Oggi vediamo persone che vivono come se non dovessero morire mai e che moriranno senza aver mai vissuto, perché la compassione è l'unica legge di vita e forse la più importante legge di vita dell'umanità intera. Non so se si può dire, perché oggi parlo di stagioni, oppure forse adesso ci darò l'estero di noi, ma si chiedono se questo l'estero, se esisteranno i patenti, esisteranno dopo i casi di battaglia. Casi di battaglia sono anche questi soldi operatori di trastuzzi, è un campo di battaglia dove si è dichiarato guerra alla vita di quegli animali, di quei 20 cuccioli di piccoli, deportati dalla Francia non sedente, perché la legge italiana è assolutamente iniqua, è scritta male, perché è inutile che in Italia si fa la legge che vieta l'allevamento a fini sperimentali di primati non umani, cani, gatti, perché poi tanto le multinazionali farmacologiche li fanno venire dall'estero, come ha detto prima il mio amico Enrico, se non sbaglio. Sono venuti dall'estero, allora che cazzo di legge hanno fatto in Italia? Dovete vietare la vivisezione integralmente, proprio perché non ha più nessuna valenza scientifica. Grazie ai cittadini di Verona per essere qui e grazie a tutti gli amici che stanno dando voce a chi non può nemmeno piangere. Grazie.
Sei stancato. Questa è proprio beata. Dai lavoratori fuori di voi, 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 dai lavoratori fuori di voi. Purtroppo voi bolognesi non liberate i Beagle, non li vedete perché sono rinchiusi magari nei sotterranei dell'Outfit, dove fanno la vivisezione, dove li torturano tutti i giorni e voi non vedete niente. Dobbiamo ribellarci a tutto questo. Allora siamo arrivati nella piazza più importante di Verona. Chiediamo brevemente a chi ci sta ascoltando, ai turisti e ai cittadini di Verona, perché oggi siamo qui. Dico, facciamo lo stesso, magari mettiamo verso di qua. Ah sì, 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 magari schieratevi così, sì, bravo, esatto. E allora? Magari se mettetevi proprio davanti qua con lo striscione, così si vede da là che c'è più gente. Quanto lo passo? No. Sì, magari qua c'è di te. Inizio io, poi dico la aspetto, parla Paolo. No, devo dire una cosa solo. Vuoi dire la ora? No, ma solo. No, devi prendere, solo vicino. Yes. Ragazzi, allora innanzitutto grazie per aver partecipato. Non siamo tantissimi, ma va bene uguale. Volevo spendere solamente due parole, perché noi siamo qui con alcuni con i nostri animali. Volevo spendere una parola, anzi stiamo in silenzio un minuto, dai. Per Andrea Cisternino, grazie. Bravo. Dico, due parole. Di solito c'è sempre qualcuno che si dice, con quello che succede nel mondo voi fate le manifestazioni per gli animali. In genere quelli che dicono questo sono quelli che non fanno niente né per gli uni né per gli altri. Devo dire una cosa sola, la diceva già Erasmo da Rotterdam qualche anno fa. La cattiveria contro gli animali è la base per la cattiveria contro gli umani. Finché gli animali saranno maltrattati, uccisi, sfruttati in tutti i modi, come avviene ancora oggi, non può esserci empatia, non può esserci compassione, bontà verso gli umani. È tutta una catena. Noi ci indigniamo per tutte le atrocità che succedono in varie parti del mondo contro gli umani, ma in tutto il mondo continuamente, tutti i giorni vengono commesse atrocità anche peggiori contro miliardi e miliardi di esseri viventi e senzienti, quelli che noi con grande sicumera chiamiamo animali, che non sono altro che degli esseri viventi come noi. Che noi siamo animali, però noi siamo l'unica specie animale dannosa, l'unica specie animale distruttiva, l'unica specie animale che non si ferma a predare quello che gli serve per vivere,
ma che preda e spreca e distrugge tutto l'ambiente. E alla fine qual è la motivazione di tutto questo? È il profitto, il guadagno per pochi. Anche ad Uptweet o Evofec, come si chiama adesso, Media Planning, sappiamo benissimo, inutile da me, ce lo diciamo tra noi, ma magari sente qualcun altro fuori. Quello che viene fatto contro gli animali non ha nessunissima utilità per la nostra salute, non ha nessuna utilità per il progresso della medicina, anzi, sperimentazioni, chiamiamole così, fatte contro organismi diversi da noi, che rispondono in maniera diversa, sono addirittura fuorvianti, sono addirittura dannosi per un'eventuale ricerca medica. Eppure continuano a venire fatti, perché? Perché ci sono 700 ruffiani, 700 aguzzini che prendono lo stipendio là dentro, perché ci sono migliaia di altri che vivono, pochi fanno i milioni, altri si vivono su tutto l'indotto, su tutto quello che è l'industria farmaceutica, che a tutto serve tranne la nostra salute. Perché ci sono i baroni della medicina che si fanno le carriere, si autodanno i titoli uno con l'altro in base alle ricerche fatte dai loro assistenti e così via. È tutta una catena schifosa che dobbiamo interrompere, che si deve interrompere se si vuole avere un progresso della civiltà. E non solo sono i beagle per cui ci muoviamo, sono scimmie, sono gatti, sono cavalli, sono maiali, sono animali di tutti i tipi. Vengono torturati e vengono uccisi. Noi non siamo in tanti oggi, però ci siamo e questa è la cosa importante. Ci siamo e continuiamo ad esserci e non dobbiamo lasciare che cada nel silenzio questa schifezza. Grazie, Alessandro, grazie. Enrico. Allora io mi unisco alle... Oggi non sono proprio... Volevo dire un'altra cosa, io naturalmente... Grazie. Ed è questa, uno pensa che sia un'utopia e usare gli animali nei laboratori. Allora vi posso dire solo questo, che su le news del Ministero della Salute è uscita una comunicazione, un articolo stampa, dove veniva riportato che uno dei Paesi Bassi, non mi ricordo se era il Belgio o l'Olanda, dichiarava che dal 2025 avrebbe cessato ogni esperimento sugli animali. Io che cosa ho fatto? Ho chiamato l'ambasciata. Mi hanno risposto subito, mi hanno detto sì, è vero, siamo orgogliosi di questo! Siamo orgogliosi! Certo, 2025 già hanno cominciato la cessazione di alcuni esperimenti, altri dovranno portare avanti, purtroppo, però loro già si stanno organizzando per cessare completamente dal 2025 questo orrore. L'umanità nel futuro si vergognerà di quello che ha fatto ai fratelli animali, perché sono fratelli, perché siamo tutti animali. Non dobbiamo avere paura che ci manchino le medicine, ce ne saranno anche più di prima. Vi dico soltanto questo: non è stato mai finanziato neanche un euro per quegli istituti che lavorano senza animali. L'OSA, oltre alla sperimentazione animale, si devono arrangiare da soli. Finalmente il Ministero ha devoluto su 1 miliardo di euro, 1 milione di euro per gli istituti che lavorano senza animali. Solo un millesimo! Vergogna! Certo che qua non ci sono alternative, no? C'è solo quello di scienza. Bravo, bravo. Scienza, parolone. Parola scienza, fra virgolette. Allora, un signore mi sta facendo il tampone, perché io è chiaro che non faccio il vaccino. Come faccio a farlo? Se vengono sacrificati... Bravo!
che fanno pagare degli innocenti. Allora mi ha detto mia moglie, mentre mi faceva il tampone, è una neurobiologa. Lui mi ha visto col maglione questo. Allora se vede la coscienza gli rimordeva. Allora dice sì, mi sta bene, però dovete neanche prendere medicine. Gli ho detto certo, fino adesso le medicine le avete prodotto solo voi con questo orrore. Come possiamo fare altrimenti? Però vi dico una cosa, ma questo è un impegno mio, che dal 2022 non prenderò più nessun farmaco che sia stato testato sugli animali. Dobbiamo avere il coraggio di farlo per cambiare questo orrore di mondo, per cambiarlo in profondità, veramente, una volta per tutte, e dare una svolta alla storia dell'umanità. Bravo, bravo, bravo. Allora vi chiedo un altro applauso per Maurizio, perché io tutte le volte che lo sento parlare mi emoziono, è meraviglioso. È una persona per cui lo penso, a volte quando io giro in Italia dico sono pazzo, che sono tre giorni in giro, invece c'è che è più pazzo di me, perché lui gira l'Italia ed è meraviglioso. Grazie Maurizio per il messaggio che lanci. Ti chiedo scusa per la voce. Avete detto tutto voi, io volevo ringraziare veramente di cuore, qualcuno dice no, non è necessario, invece secondo me è necessario ringraziare tutte le associazioni che oggi hanno partecipato, perché è giusto ed è doveroso, perché alla fine sono... Sì, lo so, perché tra l'altro la maggior parte sono piccole associazioni, quindi so perfettamente il sacrificio che si fa, nessuno vi paga la benzina della macchina, nessuno vi paga il biglietto dell'aereo, e quindi è un sacrificio per oggi, per chi soprattutto viene da fuori, essere qui. Tra le importanti associazioni che ci sono, Riccardo, l'amico Riccardo di Animalisti Italiani, Fronte Animalista, 100% Animalisti, Meta, io vi ringrazio, Task Force Animalista, io vi ringrazio, l'EMPA, Anonymous. E io volevo fare un ringraziamento particolare, ma non che sia superiore agli altri, particolare agli amici di Anonymous che sono qui. Sono felice di avervi qui, grazie, perché consentitemi, fanno un lavoro che è eccezionale, perché fanno vedere la sacrità, il termine corretto, alle persone, quello che purtroppo accade agli animali, come diceva, non ricordo se Maurizio, Riccardo, non solo ai poveri piccoli che sono purtroppo rinchiusi qui ad Auschwitz, ma tutti gli animali ogni giorno subiscono violenze, torture. Ma gli animali che purtroppo ancora oggi siamo l'unico paese che permette gli spettacoli circensi, se ne parla poco, ma abbiamo ancora decine e decine di animali chiusi dentro i circhi, abbiamo gli animali che vengono allevati per finire sui nostri piatti, abbiamo animali che vengono torturati per essere indossati come capi d'abbigliamento, e loro fanno un lavoro eccezionale perché in silenzio mostrano all'Italia, agli italiani che purtroppo forse, perché non hanno mai preso sicuramente coscienza di quello che accade a loro, fanno vedere la realtà. E quindi scusate se mi permetto nulla a togliere agli altri, ma grazie di cuore per quello che fate, siete meravigliosi. Giusto, bravo, giusto. Giustamente l'amico mi dice un appello affinché si possa partecipare alle loro manifestazioni, che tra l'altro so che ne state organizzando una per gli agnelli per il periodo pasquale, ho capito poco fa, insomma è in programma, quindi è a Roma, quindi questa è un'altra bella iniziativa, perché ora si avvicina il periodo di Pasqua e purtroppo tanti poveri agnelli perdono la vita, così come tantissimi altri animali. Oggi siamo qui per ricordare ancora una volta però quello che purtroppo accade dentro Auschwitz, e io faccio un appello veramente ai cittadini di Verona, perché adesso noi andiamo via, ma i cittadini di Verona che amano gli animali e come noi vogliono vederli rispettati,
hanno una marcia in più rispetto a noi, perché vivono qui. E allora da domani l'invito che io vi faccio è di protestare, cominciate a chiamare questa maledetta azienda di nome Aptuit e chiedete di liberare gli animali, chiedete di liberare gli animali, perché nel terzo millennio, nel 2022, non è possibile pensare che ci siano dei scienziati, dei dottori che ritengono ancora utile torturare un cucciolo di cane di pochi mesi in nome di una scienza. Perché poi lo sappiamo, no? Ovviamente non solo Aptuit. Quando parlate con queste persone vi dicono lo sappiamo, ma noi lo facciamo per voi, per i vostri figli. Cercano di prenderci per i fondelli così. Maurizio giustamente ricordava bene. Ma cosa si fa nel nostro paese per la ricerca alternativa? Niente. Che risultati ci sono? Zero, è vero. Ma se il Ministero della Salute stanzia lo 0,1% a quegli enti che cercano di fare qualcosa di serio, senza torturare nessuno. Perché, ripeto, non ci può essere alcuna motivazione valida per giustificare una pratica così disumana, così crudele. Non si può trovare mai una giustificazione. Sì, avete ragione, però no, non ci può essere il però, perché gli animali non sono al nostro servizio. La gente che continua a dire questo ha rotto le palle, scusate il termine, perché noi non siamo superiori a nessuno. Non siamo superiori a nessuno! Mi sono rotto le scatole di sentire questo! Sì, però c'è chi dice gli animali sono... C'è questa filosofia, no? A volte anche per una religione che non si capisce quale. Ma gli animali sono al nostro servizio! Ma chi cazzo l'ha detto? Ma chi... Dove c'è scritto? Ma dove c'è scritto che gli animali sono al nostro servizio? Dove? Questa gente non ha capito che forse siamo tutti di passaggio, che il pianeta non è nostro, il pianeta non è nostro, non l'avete ancora capito, lo stiamo distruggendo giorno dopo giorno e ognuno di noi può fare la differenza. E rispondo a tutti quegli scienziati che dicono vabbè, ma hai visto quanti siete? Ma che pensate di cambiare il mondo? Lo cambiate voi rimanendo a casa e subendo sempre. Lo cambiate voi così, rimanendo a casa, facendovi calpestare i diritti per qualsiasi cosa e continuando a farli calpestare agli altri. Non è questo il modo. Se non lo volete fare per voi, fatelo appunto per i vostri figli. Alzate il culo! Scusate il termine! Detto questo, io rilancio ancora una volta, non mi stanco mai di dirlo, al nostro caro ministro della salute, Roberto Speranza, che non so come si ritrova lì, però sta lì. Siccome il ministro è lui, ci dobbiamo rivolgere a lui. E allora, per chi ci sta seguendo da casa, per quei giornalisti seri, perché ci sono i giornalisti seri, bisogna dirlo, non tutti. Qualcuno qua a Verona oggi zitto, perché ovviamente è pagato da qualcuno, no? E quindi non bisogna dire che ci sono gli animalisti in piazza. Lo capisco. A buon intenditore poche parole. Scusate, ma io li chiamo giornalisti venduti, è un problema? Ai giornalisti seri, io ricordo che in Italia sperimentare sui cani è quasi illegale. Perché dico quasi illegale? Perché, come penso tutti voi sapete, ci possono purtroppo, per motivi eccezionali particolari, esserci delle deroghe, no? Noi abbiamo chiesto mille volte di farcele vedere. Se non sbaglio, anzi, ringraziamo anche il Comune di Verona, perché lo ha chiesto anche il Comune di Verona, e ci siamo appellati a chi questa deroga l'ha concessa, se l'ha concessa. Ci siamo appellati a tutte le istituzioni della provincia,
Io personalmente mi sono appellato al prefetto della provincia di Verona, che è la massima autorità, rappresenta lo Stato sul territorio. E non è che abbiamo chiesto la luna, abbiamo semplicemente chiesto: questa azienda ha ricevuto questa deroga, l'ok, il parere favorevole, chiamatelo come cavolo volete, per poter sperimentare su questi poveri 20 cuccioli di beagle? Ad oggi non abbiamo avuto risposta. Poi lo Stato ci viene a parlare di trasparenza. Io la trasparenza non la vedo, perché se non avete nulla da nascondere, voi dite sì, abbiamo dato l'autorizzazione, sono in regola. Poi noi legittimamente continueremo a protestare. Sappiamo che purtroppo si può fare, legittimamente continuiamo a protestare. Ma ad oggi non abbiamo avuto una risposta. Allora io vengo e continuo a ripetere al prefetto di Verona, che sicuramente esiste un prefetto, presumo, al comune, al sindaco, che sicuramente ha facoltà per sollecitare. Qualcuno può dare una risposta? Questi signori sono o non sono autorizzati a torturare questi poveri piccoli? Un cittadino che paga le tasse ha diritto o no di sapere se questi signori stanno o meno rispettando la legge? Vogliamo una risposta! Vogliamo una risposta! E lo voglio ricordare a qualcuno, a qualche giornalista che è venuto nelle settimane scorse, ovviamente per prenderci in giro, no? Perché giornalisti venduti. Eh sì, però voi, sì però un cavolo, abbiamo il diritto di saperlo, non è una cortesia sapere se questi signori sono autorizzati o meno, perché in Italia ci sono delle leggi dello Stato, e allora come le rispettiamo noi, le devono rispettare pure questi signori, perché noi oggi per organizzare questa manifestazione ho fatto il preavviso alla questura, perché la legge mi obbliga di farlo. Io ho rispettato la legge, e come la rispetto io, pretendo che la rispettino anche questi signori che stanno in via Fleming, perché altrimenti la trasparenza non c'è. Quindi io vi ringrazio ancora una volta. Voi adesso sicuramente tornerete a casa come tutti noi, insoddisfatti, lo capisco, perché la felicità la possiamo raggiungere solo se questi animali escono da quel posto maledetto. E purtroppo ad oggi non ci siamo riusciti, ma non vi dovete sentire in colpa, perché voi oggi qui c'eravate, ci siete. Gli altri no, come dice la cara Katia, non vogliamo. Non ci siamo riusciti oggi, però non ci riusciamo anche perché siamo pochi. Ragazzi, se fossimo tanti, io leggevo, andiamo a Roma, andiamo davanti al ministero. Sì, andiamo in 70-80 davanti al ministero, ci ridono dietro, quindi o siamo a migliaia o se no non si ottiene un cazzo. Bravo Roberto. Quindi è importante che oggi associazioni come Anonymous e altre associazioni, che fanno come tutte le altre associazioni, fanno il loro attivismo settimanale, giornaliero, però poi una volta al mese, una volta ogni due mesi, bisogna raggrupparci tutti. Bravo! È chiaro? Bravo! Se no, non si fa un cazzo. E parliamo delle associazioni che non vogliono queste cose, eh? Lo sappiamo tutti, quelli che sono, io le dico, sono la LAV, l'EMPA, l'OIPA e altre associazioni, ok? Quindi oggi sono qui a vendere le uova, sono qua dietro a vendere le uova, va bene, benissimo, però oggi dovevano essere qua in piazza con noi, questa è una loro colpa. Allora, io chiudo perché, ripeto, non mi va, a volte, ripeto, bisogna evitare le polemiche, però in questo caso non è una polemica, ma ne abbiamo parlato prima, all'inizio della manifestazione, chi mi ha ascoltato lo sa, dico, è la verità e queste cose bisogna saperle. Ora, capite bene, no? Ci sono 20 cuccioli di cane che stanno rischiando, saranno sottoposte alle peggiori torture, dovremmo essere oggi qui 1000,
onestamente, come Roberto, sapere che c'è la LAP che vende le uova di Pasqua, mi fanno girare le palle. Liberateli, non liberateli, cioè liberiamoli tutti noi, non liberateli. Perfetto, mi girano parecchio le scatole a sapere che ci sono le uova di Pasqua qua dietro. Però va bene, no, lasciamoli perdere, lasciamoli perdere. Detto questo, continuate ovviamente ognuno a seguirci, ci saranno delle prossime manifestazioni, non molliamo, cerchiamo di fare qualcosa, perché chi crede nella causa di sicuro non molla. Ecco, oggi c'è, ne parlavamo all'inizio con Roberto e con Riccardo, prima della manifestazione dicevamo, vedi, oggi c'è una bella giornata, c'è chi è al mare, chi si sta rilassando magari a fare la scampagnata, e noi siamo qua per gli animali, perché noi ci crediamo insieme a voi, come noi, pure voi oggi potevate andare al ristorante a farvi una scampagnata con la vostra famiglia, invece vi siete fatti chilometri e chilometri, e io vi ringrazio, vi abbraccio tutti perché siete meravigliosi. Quindi ci vediamo presto, grazie alla città di Verona, grazie a chi ci ha applaudito durante il percorso, perché so che c'è tanta gente che ci sostiene, però come diceva Roberto, e chiudo veramente, le manifestazioni sono fondamentali, gli animali li salviamo se scendiamo in piazza uniti. Facebook, Instagram, tutti questi social di sicuro ci aiutano, ci permettono di rimanere in contatto, ci permettono di denunciare pubblicamente quello che accade, ma scendere in piazza è fondamentale. Paolo mi ricorda, io lo volevo dire ma lo hai detto tu prima, ovviamente penso che tutti ci stringiamo insieme all'amico Andrea Cisternino, che purtroppo da giorni, come sapete, è bloccato nel suo rifugio. Ecco, consentitemi, non mi odiate, io parlo troppo in questo momento. Io ne ho parlato su Facebook. Allora, le discussioni, ecco così, se vogliamo chiamarle, tra le associazioni, ma in qualsiasi posto ci sono, esisteranno sempre, ci sono in famiglia, ci sono tra gli amici, ci sono nel posto di lavoro, ma chi è che non discute? Tutti discutiamo. Ecco, io con Andrea Cisternino anni e anni fa ho discusso, con Andrea non ci sentiamo da non so quanti anni, per una serie di motivi, l'ho detto all'inizio della manifestazione, Andrea Cisternino può stare simpatico, può piacere, può non piacere, Riccardo può piacere o non può piacere, io posso piacere o non posso piacere, ma quando ti trovi davanti una persona che sta sotto le bombe, ha la possibilità di scappare, di salvarsi la vita e decide di rimanere lì per non abbandonare i suoi animali, io penso che abbia dato una dimostrazione immensa. Io mi sono commosso quando ho saputo, perché ho messo da parte la mia rabbia, che poi non è neanche rabbia, ripeto, sono discussioni che nascono per punti di vista diversi, sono cazzate, ecco, consentitemi questo termine, sono cazzate. Ma quando sai che c'è una persona che non vuole lasciare i suoi animali e rischia la vita, e ad oggi c'è gente che ancora ha il coraggio di dire Cisternino cerca pubblicità, mi verrebbe voglia di andare davanti a questa gente e fargli la faccia quanto un pallone. Scusate se lo dico, lo dice uno che è contro la violenza. Perché ci vuole coraggio a dire che Cisternino cerca pubblicità. Quando ora c'è, tra un minuto non ci può essere più. Di dove questa gente fa schifo all'umanità, e se sono animalisti fanno doppiamente schifo. Quindi un abbraccio forte ad Andrea, con la speranza che gli aiuti della Croce Rossa possano arrivare nel più breve tempo possibile, perché sappiamo che purtroppo è complicato. Si sta lavorando, le nostre istituzioni mi auguro che siano nelle condizioni di fare almeno questo. Quindi un abbraccio forte ad Andrea e a tutte le persone del mondo che si battono per i diritti degli animali. Grazie ancora di cuore a tutti. Allora lui, guarda, la situazione è
animalisti canadesi. Sì, sì. O lui o il fronte? No, loro neanche. Lui sì. Lui sì. Sì, sì. Per il 5 per 1000 sì. Mi dai così. Sì. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, c'è qualcuno che vuole venire al microfono prima che ci liberiamo? Io sto andando. C'è qualcuno che... Paolo, vuoi dire qualcosa? No, tu hai parlato. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Ma sta tutti timidi. Ciao, anche quello. Grazie, grazie. Vizio, rotto il coglione. Eh sì, lo so, basta. Ah, Sandro, non c'è il megafono. Vuoi dire qualcosa, c'è il megafono? Faccelo. No, usa quello, che è per fare. No, è Milano. Sì, perché mi insulta, sì. Sì? Noi non molleremo mai! Questa è una lotta che non è solo per i vecchi vivono! Anche i laboratori ci sono, ma purtroppo altri casi! Ci sono dei malati, ci sono cose, ci sono tantissimi animali in quei laboratori! E noi non molleremo per loro, tanti occorsi andranno avanti! Saluta, saluta. Saluto. Ciao. 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 Ciao.